È rientrata a casa dopo aver staccato dal turno lavorativo e ha rinvenuto la carcassa del cane nel giardino della sua abitazione. Il grave episodio di cronaca si è verificato nel pomeriggio di ieri nella frazione Marana del comune di Sulmona. L'ipotesi è che l'animale sia stato soffocato o ucciso, vista la dinamica dei fatti, al vaglio dei carabinieri forestali della stazione di Secinaro, intervenuti sul posto per eseguire tutti i rilievi di rito. Stando a una primissima ricostruzione dell'episodio, si è appreso che la proprietaria dell'esemplare, una volta rincasata, avrebbe trovato la carcassa dell'animale nel giardino con la busta di plastica avvolta sul capo dello stesso, con diverse scoriazioni sul corpo. La donna ha tentato di rianimare l'esemplare, ma scossa da quanto accaduto, allertato immediatamente gli organi preposti per le verifiche del caso. Le indagini dovranno ora stabilire se l'animale si è procurato da solo quelle ferite o le stesse sono state provocate da terzi, ipotesi al momento più accreditata vista la modalità descritta. Sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario dell'ASL per i dovuti accertamenti. La carcassa del cane sarà sottoposta ora all'esame autoptico come atto dovuto per far luce su un caso che, salvo smentite, ha assunto già i contorni disumani. Ci auguriamo che si sia trattata di una fatalità, anche se tutti gli elementi fanno pensare a un gesto compiuto da terzi. Se fosse così, partirà da subito la caccia all'uomo, perché atti come questi non si possono tollerare, commentano i diretti interessati, ovviamente turbati, profondamente scossi. Presa a calci o a sassate la facciata della chiesa degli Zoccolanti di Raiano, un atto vandalico perpetrato da ignoti che ha fatto scattare la denuncia da parte del comune. Sul caso stanno indagando i carabinieri per cercare di risalire agli autori dell'ignobile gesto. Ovviamente, non sapendo l'autore o gli autori di questo gesto incivile, non possiamo che confidare nelle indagini dei carabinieri, prontamente allertati all'amministrazione che ha provveduto a formulare idonea denuncia. Francamente, siamo molto preoccupati da questi atteggiamenti. Anche un po' stanchi di sentirci dire di aumentare i controlli, mettere più telecamere, sono i soliti ragazzi. No, ora basta, tuonano dal comune. Chi fa queste cose è da considerare innanzitutto un irrispettoso, un maleducato. Ci vorrebbe un po' più di amore verso il proprio paese, ma a partire da tutti. Non si può dare sempre la colpa agli altri, nessuno è colpevole, tutti siamo colpevoli. C'è un assegno in giacenza, venga subito, ma si tratta di un raggiro. Sono numerose le segnalazioni già arrivate a Poste Italiane sull'ennesima truffa ai danni degli operatori commerciali. L'inganno va avanti da tempo, purtroppo diverse persone sono già incappate in questo raggiro, facendosi portare via denaro da ignoti ai quali le forze dell'ordine stanno dando caccia. La truffa degli assegni in giacenza, con la scusa degli incentivi per il post-emergenza da Covid-19, approda anche a Sulmona. A farne le spese l'altro giorno è stata una commerciante di mezza età che ha versato sul conto indicato dai truffatori la somma di 1.500 euro a fronte di circa 4.000 richiesti. Non uno scherzo, insomma. Un raggiro bello e buono perché, racconta la vittima, mi hanno convinto e persuaso a versare questa somma per via dell'imminente scadenza sugli incentivi economici dovuti al Covid. Noi commercianti artigiani siamo già in ginocchio e i malviventi ne approfittano per far presa sulle nostre attività, sui nostri cuori, si sfoga la commerciante. Non sarebbe l'unico caso consumato in città. Almeno un'altra truffa sarebbe stata posta in essere nei giorni scorsi. La dinamica del raggiro non è ancora chiara. Si chiede sostanzialmente ai commercianti di versare una somma da 1.000 a 4.000 euro per non perdere i benefici dell'incentivo economici. Il risultato è che i ristori, nemmeno a dirlo, non arriveranno mai, mentre i soldi versati restano nelle casse dei truffatori. Nelle prossime ore la commerciante raggirata presenterà formale denuncia querela per permettere alle forze dell'ordine di occuparsi del caso a fine di risalire agli autori di questa nuova trovata, ai danni degli operatori del commercio già vessati dagli effetti di un'emergenza senza precedenti. Ma anche il medico nell'ospedale di Castel di Sangro e la prestazione sanitaria, una risonanza magnetica prenotata per un uomo del posto, viene annullata. L'ennesimo disservizio che balza alle cronache conferma la sistematicità dei problemi riguardanti la sanità ospedaliera, che continua a fare conti con una grave e cronica carenza di personale, oltre che con un sistema organizzativo e programmatico che spesso lascia a desiderare. Il malcapitato nei giorni scorsi ha bussato alle porte del tribunale per i diritti del malato per denunciare il caso che segue la sfida
milza di segnalazioni sulla risonanza magnetica. Nell'ultimo periodo la prestazione sanitaria è stata negata a 4 pazienti peligni perché troppo in carne per entrare nel macchinario del nosocomio Sangrino. Così non solo bisogna sperare di essere in forma per la risonanza su misura, ma si corre il rischio di scontrarsi con la solita carenza di risorse umane, come è accaduto a Sulmanese in questione, che ora è costretto ad attendere chissà quanto tempo prima di sottoporsi alla prestazione sanitaria in un'altra data. Sembra che il disservizio rientri nella normalità, sembra essere diventato un'abitudine, ma è possibile che l'azienda non riesce a organizzarsi a programmare? Si chiede Katia Puglielli dal suo tribunale per i diritti del malato. Alla faccia delle visite e delle passerelle, l'utenza continua a pagare di persona i problemi concreti della sanità, quelli che dai piani alti non vedono o fanno finta di non vedere. Due imprese in corsa per la realizzazione di 400 nuovi loculi per il caro estinto. Si tratta di Giancaterino Costruzioni SAS e Maia Scavi di Faccia Gaetano. Sono le due offerte ammesse alla successiva fase di gara per l'aggiudicazione dell'appalto da 350.000 euro. Da Palazzo San Francesco avevano provveduto a invitare 5 operatori economici, individuati secondo il criterio di rotazione degli inviti, che teneva conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Tre imprese ricadenti nel territorio della Valle Peligna, provincia dell'Aquila, due imprese provenienti dalle province limitrofe. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. Sono state quindi selezionate due imprese che restano in corso per l'aggiudicazione dei lavori. Si tratta di un intervento importante per la cosiddetta città non viva, che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione del luogo santo, che vedrà a stretto giro lo stop alle auto per le visite congiunti. Per volere dell'amministrazione comunale del vice sindaco Franco Casciani sarà attivato un bus elettrico per venire incontro ai 150 autorizzati in precedenza. Si prevede anche una digitalizzazione dell'archivio dei defunti, come pure si rende necessario un project financing per rimettere mano alla Cappella Mazzara, per un importo che si aggira sui 300-400 mila euro. Tutti pazzi per Sulmona, in terra romena, un fiume azzurro che dal porto di Costanza ha invaso le antiche strade del centro storico, con l'arrivo sotto la statua di Ovidio, ripercorrendo la storia millenaria del poeta sulmonese. Oltre 2000 persone, di tutte le età, di tutte le razze, atleti, podistici occasionali, agonisti e diversamente abili, hanno preso parte alla prima edizione dell'Ovidio Running, che si è svolta a Costanza, in Romania, sabato 21 maggio, primo appuntamento di una doppia tappa che prevede il secondo atto a Sulmona il 25 settembre prossimo, sempre nel nome di Ovidio. Una gara breve ma intensa, una festa dello sport e dell'amicizia tra due città che vogliono suggellare il loro antico rapporto gemellare anche attraverso lo sport. Tra i partecipanti alla gara di Costanza, oltre ai ragazzi del liceo motorio del polo scolastico Ovidio, una quarantina di podisti della Runners di Chieti arrivati in Romania per ben figurare, soprattutto pensando alla gara di Sulmona, dove ci sarà in palio il premio speciale Ovidio Running in Europa per gli uomini e le donne che si classificheranno ai primi tre posti. Per il comune di Sulmona era presente il consigliere comunale e provinciale Maurizio Proietti, il quale nel corso del suo intervento ha ringraziato il sindaco e l'amministrazione comunale di Costanza, invitando tutti a settembre a Sulmona. Benissimo, è stata una gara breve e concisa. Abbiamo dato tutto. Faceva un po' caldo, ma è andata bene. Vai, spostati, è andata, sono arrivato in un'ottima posizione. Sei arrivato. Tu quando sei arrivato? Sì, primo, voglio vedere. No, primo. Non lo so, non sto manco stanco. Ah, mi piace solo qua, va? Come è andata? Va bene. Bene. Bella bene, bella bene. Tutto bene, tutto benissimo, tempo fantastico e grande partecipazione. E adesso arrivano le ragazze che sono molto agguerrite, molto più degli uomini. Quarta, quinta.
grande. La fredda sta, freddissima. È partita forte lei, ma io ero freddissima nelle gambe. Però va bene, va bene. Mi porterò 30 anni con la prima. Serena Marcucci e vengo da Chieti. Ne ho circa 40 anni. Bene, a parte mi hanno fatto cadere però bene, mi sono rialzata. L'importante è quella che alza. Dopo parliamo. La seconda mi sarebbe piaciuta. Vedi che voglio fare. Bellissima, bellissima esperienza. Siamo arrivati in piazza. Arrivata! Sono arrivata! Complimenti Sulmona! Brava Sulmona! Forza Sulmona! Forza Sulmona! Nel corso della premiazione l'insegnante Carolina Letteri ha consegnato a nome della scuola e della preside Caterina Fantauzzi due gioielli dell'arte orafa di Scanno, la Presentosa, offerti dalla gioielleria di Flauro, una all'Università Ovidius di Costanza, partner con i runners di Sulmona e con la Ecos di Valerio Di Tommaso del progetto relativo all'Ovidio Running, l'altra al sindaco di Costanza, oltre ai confetti Ovidio.